Lazio Regina nasce all'insegna di scambi epistolari tra tifosi e giocatori. La voglia di non mollare da una parte, l'orgoglio di chi non vuole abbassare lo sguardo dall'altra. I problemi di classifica comunque non contagiano il buon umore di Eriksson e Colomba. Poi la partita. Come da copione, Lazio in attacco e Regina pronta a ripartire in contropiede. La manovra dei campioni d'Italia però è impoverita dall'assenza di Veron, la luce del gioco laziale. Si illuminano schemi senza fantasia, Taibi non corre grandi pericoli. Ma la difesa calabrese non aveva fatto i conti con la tenacia di Nedved, che offre a Salas il pallone del vantaggio a metà del primo tempo. Non abbiamo concretizzato quanto così la partita ci ha offerto in termini di occasioni, e purtroppo quando si affrontano squadre poi di una certa levatura e qualità ti puniscono al primo errore, e il nostro primo errore è stato proprio determinante, questa è la verità. La gara prende una piega diversa, la Lazio diventa più tranquilla, la Regina invece dimostra una grande volontà, ma nulla più. Troppo giovane, troppo inesperta la formazione di Colomba per risalire lo svantaggio. Eriksson, al contrario, scopre che il redivivo Salas è bravo non solo come bomber, ma anche come assist man. Il cileno infatti ispira nella ripresa il raddoppio di Crespo, ancora poco servito, ma in progresso. E ogni partita che facciamo insieme ovviamente cerchiamo di fare meglio, no? Oggi ci abbiamo incontrati un paio di volte e anche nel gol di Hernan abbiamo fatto una giocata noi due, così che dobbiamo essere tranquilli e sperare di giocare bene anche le altre partite. L'ultima mezz'ora è pura accademia, con qualche altra occasione da rete, la girandola delle sostituzioni di Eriksson pensando al Leeds, ed il siparietto finale tra Crespo e Inzaghi, divisi da un calcio di rigore. Una brutta immagine che Eriksson e Mancini in panchina non hanno gradito. Mai facciamo bella figura quando si discute chi deve fare. Però questo non... era forse più brutto come è stato tirato il secondo rigore. Ed ora il Leeds, senza Baronio, Stankovic, Dino Baggio, Lopez, Peruzzi e quasi certamente Veron, forse con Pankar e Mihajlovic. Dopo la sconfitta contro l'Anderlecht, in Champions League a dicembre siamo già all'ultima spiaggia. Una partita decisiva? Quasi. Dipende logicamente come cosa fanno gli altri, decisiva al 100% no, però importantissima per il futuro.